Ripresa delle lezioni dall'infanzia alle prime medie anche in zona rossa, senza la possibilità da parte delle regioni di emanare ordinanze più restrittive per la chiusura degli istituti. Sono queste le prime indicazioni previste dal nuovo decreto legge del governo, rappresentanti parte delle novità dedicate al mondo della scuola a partire dal prossimo 7 aprile. Al termine delle festività pasquali, dunque, asili, elementari e le classi prime delle scuole medie accoglieranno nuovamente bambini e studenti a prescindere dalla fascia di rischio assegnata alla regione. Attendiamo la comunicazione ufficiale da parte del Ministro dell'Istruzione, da poi diramare insomma alle famiglie, ai docenti. Le scuole si sono subito adoperate proprio al momento della chiusura per fare in modo che la didattica a distanza quest'anno fosse organizzata in modo abbastanza chiaro, definito. Abbiamo anche consentito agli alunni con disabilità di poter essere in presenza insieme a un gruppetto di compagni, però chiaramente quello che ci auspichiamo è il ritorno in presenza di tutti gli alunni, perché la scuola in presenza è la vera scuola, insomma. Nella scuola le regole vengono seguite in modo scrupoloso da parte degli alunni in primis, che hanno dimostrato un forte senso di responsabilità, e da parte poi di tutto il personale. È vero che la scuola mette in circolazione tantissime persone, quindi il rischio è presente, però il rischio è più all'esterno naturalmente, magari nel momento dell'arrivo, quindi sui trasporti. Una volta che gli alunni entrano a scuola, le precauzioni insomma ci sono. Per le restanti classi delle scuole secondarie di primo grado, le lezioni in presenza ripartiranno soltanto con il collocamento delle regioni in zona arancione. In questa fascia anche le superiori potranno vedere tornare tra i banchi al 50% i propri alunni. Nel frattempo, l'amministrazione comunale pesarese ha già annunciato l'avvio di un nuovo turno di screening in partenza il prossimo 8 aprile e riservato attualmente per gli alunni delle classi prime delle medie. L'amministrazione è pronta ad allargare lo svolgimento volontario dei tamponi rapidi anche alle restanti classi delle scuole secondarie di primo grado e agli istituti superiori, non appena la ripresa delle lezioni in presenza verrà estesa anche a questi ultimi. Il Comune di Pesaro conferma la volontà di procedere con lo screening, si parla del terzo screening che il Comune di Pesaro da gennaio a oggi metterà in campo. L'8 e il 9 di aprile gli operatori sanitari andranno direttamente negli istituti scolastici, nello specifico solamente le prime medie saranno in classe, quindi i ragazzi di prima media, chi vorrà, avrà la possibilità di effettuare lo screening. I genitori entro il 7 ci dovranno dare conferma, così avremo la consapevolezza di quanti sono gli studenti da tamponare. Ci fa piacere perché comunque abbiamo avuto grande stimolo anche degli stessi dirigenti scolastici, sono dalla nostra parte e ritengono che questo sia una forma per continuare l'anno in sicurezza e per chiuderlo nel migliore dei modi. La nostra volontà è quella di andare avanti fino alla fine dell'anno scolastico, quindi nel caso in cui dovessero rientrare nelle prossime settimane ragazzi di seconda, terza media e ragazzi delle superiori, la nostra volontà è quella di proseguire con lo screening ogni mese. Ricordo che nell'ultimo DL Sostegni di Draghi, quello del 22 di marzo, ha previsto un ulteriore incremento di 150 milioni di euro a favore delle istituzioni scolastiche anche per effettuare i tamponi nelle scuole. Quindi il mio augurio è che poi anche gli stessi istituti scolastici possano continuare in autonomia, ma sicuramente l'amministrazione comunale gli supporterà e gli sosterrà nel caso ce ne fosse la necessità.